Non la volevamo mettere, ci fanno schifo le sauconi, ma dopo che ci siamo presi il cazziatore l'altro giorno. No, scherzo. Andrea, siamo giunti alla famosa classifica, in questo caso parliamo della classifica delle 5 migliori scarpe del 2021 per atleti pronatori. Innanzitutto, come potresti definire un atleta pronatore? Ciao Max, no, intanto definiamo i tuoi guanti, ma sono di tua moglie? I guanti sono per mostrare che non ho nessun conflitto di interesse, li cambio frequentemente e mi sto congelando. Io non li ho messi perché sono un vero uomo. Vabbè, il pronatore è quello che cede all'interno con la caviglia, poggia il piede e cede la caviglia. Le scarpe antipronazione sono quelle che hanno un inserto qua nella zona mediale che cerca di evitare o limita il cedimento della caviglia. Molto molto chiaro, Super professional, così. molto molto chiaro. So che nel futuro farai anche il fisioterapista, non solo lo youtuber. Comunque al quinto posto di questa classifica, sorprendentemente, in casa Top Athletics le Ultra Fly 3, perché l'hai messa al quinto posto. Ma intanto le ho provate, le ho usate per un bel po' di tempo, un'ottima scarpa, mi è piaciuta, il solito spazio nell'avampiede che fa sempre comodo, un po' duretta, forse l'ho messa al quinto posto perché era un po' duretta, però entrata in classifica direi che deve essere contenta. Invece, Andrea, al quarto posto abbiamo messo le Saucony Guide, dell'azienda americana. Abbiamo escluso nell'altra classifica le Triumph 19, ma in questo caso sicuramente le Guide sono assolutamente, eccellenti per questa tipologia di atleta. Abbiamo messe perché in effetti la Triumph non era entrata nelle 5 scarpe per noi, ma cioè, il motivo era perché davvero erano solo 5. In questo caso la Guide però ci entra di diritto perché comunque è una scarpa molto morbida, ha l'inserto antipronazione abbastanza vistoso perché è plasticoso, ma non dà anche lui problemi al tallone perché. Attenzione, adesso stiamo cercando di fare una classifica sui nostri gusti da neutri, quindi comunque cerchiamo una scarpa antipronazione che non dia problemi anche a noi neutri. Invece, Andrea, al terzo posto abbiamo inserito in casa ASICS le GT 2009. Sappiamo che sono uscite in America la versione 10, l'ho cercata a Dubai, non l'ho trovata. Comunque la versione 9, che è uscita alla fine dell'anno scorso, secondo noi è assolutamente la scelta per noi polisiamatori. Diciamo che è una scelta che sta a metà tra le 1000 e le 3000, è una scarpa ottima per i pronatori, io fondamentalmente non mi ero trovato da Dio quando l'ho provata perché in avampiede sono abbastanza scariche, però nel tallone, zona mediale, sono straprotettive, quindi si sì, entravano in classifica. E poi ripeto, c'è sia la versione 1000 che è meno inserto e la versione 3000 con più inserto. Addirittura ci sarebbe la Caiano, ma per pesi massimi diciamo che l'abbiamo voluta scartare. Beh, sicuramente costa anche di più, ha sicuramente una tecnologia migliore, però noi cerchiamo anche, visto che siamo podisti non molto borghesi, di spendere pochi soldi, quindi secondo noi la GT 2000 ha il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono d'accordo sul rapporto qualità-prezzo. Non sul fatto che non siamo borghesi, anche perché mi hanno detto l'86% delle persone intervistate ha detto che quando parlavi del borghese ti riferivi a me. A dire il vero no, mi riferivo in generale a uno che si compra una scarpa da 250 euro per allenarsi, te l'hai presa per fare la review, quindi ti sei sentito chiamato in causa, forse perché c'è la coda di paglia. Boh, può essere. Vabbè, può essere, non lo so. Comunque al secondo posto invece, Andrea, abbiamo inserito in casa Brooks e sembra essere sicuramente una delle scarpe, se non addirittura la scarpa più venduta, la Glycerin GTS 19, e cosa ne pensi? Direi che tra i pronatori è la scarpa che va più di moda, forse la più comoda in generale, la più morbida, la più protettiva, quindi diciamo che è un po' la scelta di tutti, quindi noi il primo posto l'abbiamo voluto sorprendere, li abbiamo voluto sorprendere.
perché non abbiamo inserito l'Adrenaline, che di fatto è la versione per pronatori della Ghost, e perché hai preferito la Glycerin rispetto all'Adrenaline? Ma sinceramente anche l'Adrenaline era scarpa top per i pronatori, però diciamo questo nuovo modello, sta Glycerin qua GTS, quindi anche una novità, e via anche perché per chi usava la Glycerin c'è anche la versione GTS, quindi diciamo, non lo so, una roba nuova, diversa, che volevo premiare. Invece Andrea, come hai detto, sorprendentemente al primo posto della classifica, secondo noi una scarpa che ci ha davvero sorpreso. Parliamo di Hoka Harahi 5, cosa ne pensi di questa scarpa e perché l'hai inserita al primo posto? Penso che con quell'H lì aspirata stai esagerando un po' troppo. No, allora l'abbiamo messa al primo posto perché è stata la scarpa che forse tra tutte è quella che ho usato di più ed è stata quella che mi ha dato meno fastidio con l'inserto antipronazione. Ti direi quasi una scarpa neutra perché davvero non si sente, si vede ma non si sente perché la schiuma è diversa. Ti dico, ho visto tanti pronatori adesso usare anche queste Hoka perché credo che l'altezza comunque porti anche comodità. Assolutamente, sono d'accordo, la recensione è qua sopra e vi consiglio di guardarla. Ultime due domande che ti vorrei porre. La prima è sicuramente: che scarpa utilizzeresti, ovviamente fuori classifica, nel caso in cui volessi gareggiare e fossi un pronatore? Noi abbiamo suggerito la Fast Switch 9, cosa ne pensi? Ma se sono leggero, assolutamente sì. Hanno un supporto mediale anche se vengono messe nelle scarpe neutre, però sì, per chi pesa un pochino di più farei fatica a scegliere la scarpa, ma a quel punto forse andrei con la Bondi X, che è quella comunque più veloce per le gare e abbastanza protettiva. Invece Andrea, se dovessi scegliere una scarpa con il carbonio veloce per chi fosse pronatore, quale sceglieresti? La Bondi X. E come mai? Perché è la scarpa più protettiva col carbonio, e diciamo che al massimo sarei andato sempre con la Hoka, la Carbon X, perché dopo Rocket X o Vapor e compagnia bella sono un po' troppo cedevoli, quindi Bondi X in generale per i pesi massimi e invece per i pesi piuma con le Carbon X. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni faremo ulteriori classifiche soprattutto delle scarpe che ci sono piaciute, ma scriveteci qua sotto quali altre classifiche vorreste vedere. Andrea, stay strong, keep running e non mangiare troppi panettoni durante le vacanze natalizie. Non posso promettertelo, ciao a tutti e auguri. Ciao ciao!